Tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio cominciare una nuova serie, visto che vi è piaciuta davvero tanto la top 10 deck con Ogrider, ragazzi, che non fermerò assolutamente, andrò avanti, ma non adesso ragazzi, voglio fare una nuova serie che si chiamerà la top 10 deck per affrontare le Challenge, ragazzi. Quindi andremo a vedere 10 deck utili, giusti da usare. E se lo dice uno come me, ragazzi, che le challenge non le sa fare, voglio proprio che siate voi a dirmi che il deck vi funziona. Allora, ragazzi, non ci perdiamo in quisquiglie inutili e ci spostiamo subito a vedere il primo di questi deck, ragazzi, da usare nelle challenge. Per il momento, scusate, ho capelli in bocca dappertutto, a cavigliacca. Che sto usando appunto nelle challenge, ragazzi, mi trovo davvero bene, quindi anche voi sicuramente che siete molto più bravi di me a giocare vi troverete benissimo. Il deck è formato da peccone centrale come push principale, seguito da ariete da battaglia, ragazzi, fireball, fuorilegge, baby dragon, zap, frecce e mago zap. Ovviamente, ragazzi, il mago zap. Come si dice, questo deck va usato, è molto semplice e intuitivo da usare, ragazzi. Cerchiamo di mettere il pekka davanti alla torre, o di sinistra o di destra, comunque di usare il pack in difesa per poi poter fare una nuova ripartenza. Se dovesse andare male, abbiamo il secondo push che è l'ariete da battaglia, possiamo giocarlo ad esempio nell'altro lato dell'arena. Tutto il resto delle carte, ad eccezione della fuorilegge che può essere usata per aiutare il push dell'ariete da battaglia, sono carte di supporto ai nostri due push che vi ho detto per qualche secondo fa. Quindi ragazzi, non perdiamoci ulteriormente e andiamo subito. Qua abbiamo intanto la sfida scheletrone gigante, ma lo andiamo a provare in una sfida classica normalissima, ragazzi. Vediamo come si comporta questo deck direttamente in sfida. Siamo già pronti, stiamo già entrando, ragazzi. Attenzione, e siamo contro Nova Bison dei Guardians Espana. Allora, aspettiamo un attimo che carica il mana e poi subito da dietro con il peccone prepariamo il nostro push, vediamo un po' cosa fa lui. Vedo che ci sta regalando Elisir su Elisir. Siamo a 5, a 6 in questo momento. Lui mette giù un moschettiere là in fondo a sinistra. Noi non abbiamo nessun problema. Lasciamo andare il peccone. Golem del ghiaccio, sono altro Elisir buttato per lui. E direi a questo punto di andare invece dall'altra parte con la rete da battaglia e drago, in modo anche da poter usare le frecce, come vedete, per togliere i suoi sgherri. È entrato la rete da battaglia là a destra, cattivissimo con i due barbari che vanno a picchiare pesantemente la sua torre, la riducono, ragazzi, a 345. Nuovo golem del ghiaccio per lui. Noi non abbiamo fatto niente, come vedete, di strano. Abbiamo solo bisogno di counterare questo suo moschettiere. Potremmo metterci sopra un mago elettrico molto easy. Lo lasciamo andare per i fatti suoi. 345, vediamo se lo vuole salvare. No, 145. Quindi andiamo. Potevo giocare il peccone. Qua ho sbagliato. Avrei dovuto giocare il peccone perché, come vedete, ragazzi, qua subiamo parecchi danni. Purtroppo l'errore è stato mio. L'errore è stato mio. Ci andava il peccone. Lasciamo andare la fuorilegge, 1,45. Lui decide di giocare gli sgherrini. Fuorilegge sotto l'effetto della carica, non può essere colpita. Cucciolo di drago davanti per difendersi dagli sgherri. Può andare bene. E a questo punto ritentiamo di nuovo il push con la rete da battaglia. Lui è costretto a usare il moschettiere e il golem del ghiaccio. Vediamo se arriva. Sì, che arriva. Va a infrattarsi, infrattarsi, ragazzi. La rete da battaglia ancora cattivissimo. Più un barbaro che va a picchiare il moschettiere. Golem viene fatto esplodere dalla torre. Quindi nessun problema per noi, direi. Molto tranquillamente, e qua sì che ci va il peccone. Va bene, c'è lo spiritino del ghiaccio. Purtroppo verremo congelati. Ma il pekka riesce preventivamente a tirare giù l'Ogrider. Quindi lo lasciamo andare senza nessuna preoccupazione. Tenterei addirittura il push sulla sinistra. A questo punto, dato che il pekka sta entrando, proviamo a proteggerlo. Esatto, lui va con gli sgherri. Noi lasciamo il mago elettrico dietro. È costretto a usare anche il tronco. La fuorilegge ha libertà di movimento. Va a impattare di nuovo contro il golem. Lui gioca addirittura lo spiritino del ghiaccio. Li lasciamo andare tranquillamente. Di nuovo Ogrider per lui. A questo punto tento una fireball zap. Vediamo se riusciamo a fermare l'attacco. Sì, riesce a darne solamente uno. Possiamo ripartire quasi tranquillamente di nuovo con il drago e con la rete da battaglia. Ancora nulla da fare. Lui è costretto di nuovo a sprecare Elisir. Noi gli stiamo semplicemente facendo sprecare Elisir nell'attesa di poter tirare fra
c'è Zap per tirare giù la torre di destra. Di nuovo l'Ograider per lui. A questo punto sì che ci sta il nostro stregone elettrico. Vediamo se riesce a fermarlo insieme al moschettiere. 618 secondi alla fine. Arriva il moschettiere. Ah, peccato, riesce a tirarci giù la torre. Ero convinto di riuscire io a tirarla giù. Non c'è problema. Andiamo a fare frecce e Zap, li tiriamo giù la torre anche noi. Abbiamo di là il nostro peccone molto tranquillo. A questo punto andiamo con il drago, vediamo se il peccone riesce a fare qualche cosa. Sembrerebbe ancora di no, ma noi possiamo spingere dal centro con fuorilegge anche, che riesce ad impattare sul moschettiere. Ripartiamo allora a questo punto con la rete da battaglia prima che lui metta l'Ograider. Invece lo decide di giocare. Non pensavo. Allora andiamo a difenderci ancora un attimino. Avrei potuto vincerla facilmente questa partita, invece sono dovuto andare a complicarmi la situazione, come è giusto che sia. Pecca centrale, vediamo se non viene deviato. No, se ne va per i fatti suoi di là. Andiamo a tirare le frecce, vediamo se riusciamo a togliere lo sgherrino. Il pecca sta per arrivare, viene colpito dalla palla di fuoco, ma tira un fendente micidiale alla torre di sinistra e la tira giù. Beh ragazzi, come avete visto, non è stato assolutamente difficile far girare questo deck. È stato una cosa, quasi un gioco da ragazzi, sebbene io abbia rischiato seriamente di andare a perdere la partita o comunque di finirla in pareggio, perché gli ho regalato praticamente la torre di sinistra. Quindi ricapitolando molto velocemente ragazzi, il P.E.K.K.A. lo giochiamo indietro se abbiamo la possibilità e l'Elisir pieno, il mana pieno, altrimenti lo andiamo a giocare davanti alla torre se vogliamo proteggerci da un suo push, da un suo attacco, e come avete visto a rete da battaglia o dall'altra parte è supportato dalla fuorilegge con tutte le altre quattro carte che vanno a fare il condimento per poter migliorare la nostra pushata. Beh ragazzi, per oggi è davvero tutto, spero che questo deck vi sia piaciuto, lasciatemi tanti tanti like, mi raccomando iscrivetevi al canale, che sono veramente contento di sapere che questa serie vi sta piacendo. Noi ci vediamo presto, ciao!